Ciclaturisti e ciclaturisti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. Abbiamo tanti pacchetti da unboxare, era un po' che non facevo unboxing e ovviamente il piatto più caldo lo lascio alla fine. Mi è arrivato un nuovo casco, un nuovo paio di occhiali veramente spettacolari, ma andiamo con ordine. Questo è bello pesante, direi che parto da questo. Queste sono due staffe che monterò nella mia sala, nonché unica altra stanza oltre alla camera dove sono adesso, vivo in un bilocale, e mi servirà per appendere le biciclette verticalmente. Queste sono due staffe che si posizionano in questo modo, la ruota appoggia qui, quindi questa si posiziona in alto, avvitata con i suoi fisher e viti presenti nella confezione, si avvita appunto qua in alto e si appende verticalmente, e in teoria dovrei avere più spazio in casa perché ultimamente ho troppe bici. Ormai già saprete che Giant mi ha dato una nuova gravel in carbonio fighissima, e se vi dite oh ma cosa, non ne sapevo niente, vuol dire che non mi seguite su Instagram, molto molto male. Comunque questa casa, che è di meno di 50 metri quadri, al momento ha una scatto fisso, la Supernova Tank Carbon in carbonio, la gravel di Giant, la GT qua appesa, qua c'è una bici cinese che ho recensito, la D30C, là c'è un monopattino, è sempre in sala. C'è anche la Bergamont Poli che mi ha dato Bergamont da testare. E insomma non ci sto più in questa casa, o io o le biciclette, e siccome ho tante biciclette mi servono anche tante luci. Questa me l'ha mandato un brand cinese. Ormai lo sapete che io sono pieno di luci e su ogni bici ci va una luce. Mi raccomando ragazzi, fatevi sempre vedere, specialmente adesso siamo alla fine dell'inverno, le giornate si stanno allungando, però state sempre attenti sulla strada, fatevi vedere. E questa luce, che è leggerissima nonostante sia in metallo, mi sembra molto molto potente, impermeabile, ricaricabile via USB e ricarica USB Type-C. Qua dentro abbiamo il suo cavettino di ricarica, ma soprattutto abbiamo questo attacco da manubrio di bicicletta. Ok, va così, si aggancia molto bene, e la cosa bella è che si può ruotare i 360 gradi, quindi in caso voi dobbiate orientarla per una qualsiasi ragione, sia da fermi che in movimento, si ruota abbastanza facilmente, è rigida al giusto, non è troppo dura, quindi con una mano mentre state guidando basta fare perno e lei si gira. Io vi lascio in descrizione questa, ma vi lascio anche altre luci che io vi consiglio, ottime dal rapporto qualità prezzo, e comunque trovate tutti i bellissimi prodotti che avete visto in questo video in descrizione. In realtà questa cosa che sto unboxando mi sa che non la vedrete in descrizione perché me la manda la Via Francigena. Questo è uno speciale che ha mandato a tutti noi che abbiamo fatto il pellegrinaggio insieme a loro. C'è il presidente, qua c'è Mira, grande Mira, che si è fatta tutti quasi 3000 km a piedi in bicicletta da Calais fino a Santa Maria di Leuca. Eccomi qua, Pietro Francese, brianzolo di nascita ma milanese d'adozione, gli piace usare la bicicletta per andare ovunque, dai lunghi viaggi in bicicletta in Europa a girare la sua città in sella a due ruote. Insomma, grazie ragazzi della Via Francigena, lo leggerò sicuramente, sono dei bei ricordi. Adesso avete visto, sono praticamente uscite quasi tutti i video relativi al Cammino di Santiago, ma dai che si inizia con un altro pellegrinaggio, quello della Via Francigena. Fanno tante tappe, circa una quarantina di video, però a poco arrivano tutti, quindi iscrivetevi e soprattutto attivate la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblico un nuovo video, perché ce ne sono veramente tanti che stanno arrivando e sono contento, sto prendendo un buon flow nel montare video. Allora, questa è una cosa che voi non vedete, ma sicuramente ne dovrò parlare in un video, perché montare tutta questa serie di video uno in fila all'altro, apriamo e chiudiamo parentesi che per ogni video ci vogliono circa dalle 10 alle 11 ore in totale, da tutti i frammenti dei video a vederlo montato su YouTube. Ripeto, 10-11 ore. C'è tanto lavoro dietro, ma vabbè, non parliamo di questo. Adesso continuiamo ad unboxare. Questa me la manda un brand cinese ed è una luce che mi servirà tantissimo nel mio sgabuzzino che mi sono creato dietro un armadio. Questa è una luce da lavoro e dovrebbe essere magnetica, quindi ok, sembra anche abbastanza forte il magnete. Comunque appunto mi sto creando una postazione di lavoro, sia per manutenzione di piccole cose di casa che anche per sistemare la bicicletta, e questa dovrebbe funzionare proprio da luce da cantiere. Wow, bella sta luce rossa. Ok, qua c'è un'altra luce frontale, è magnetica, questa si può agganciare un po' ovunque con questo moschettone, ricaricabile via USB, molto particolare. Aspetta, è Type-C. Vai, troppo felice del cavetto in Type-C. Sono contento anche della postazione che sto installando, è una specie di sgabuzzino con mille scaffali e mille cose, un po' incasinato per dire la verità, però fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbe sapere come sto allestendo questa postazione di riparazione, perché insomma devo anche imparare a riparare le cose. Mentre qua,
si parla di riparare il nostro corpo. Questo me lo manda, oh che carino, belle queste confezioni, me lo mandano gli amici di Sportlab Milano, che mi hanno mandato due cose per la propria igiene personale. In realtà me le hanno mandati un po' di tempo fa, però sono molto curioso di provarle. A parte che touch and feel di questi flaconi non male. Questo è il Power Shower e questo è il Power Lotion, e sono fondamentalmente uno shampoo doccia e uno shampoo per capelli. L'azione corpo idratante e nutriente contribuisce a ripristinare la barriera cutanea della pelle stressata ed affaticata con un mix di vitamine, garantendo l'idratazione necessaria. Idratate sempre la vostra pelle. Questo è un gel doccia invece, che è ideale dopo lo sport o dopo un'intensa attività, con un'azione rigenerante e lenitiva. Io ammetto la mia ignoranza su queste cose, tendenzialmente non prendo moltissimo cura del mio corpo. Male, voi fatelo invece, perché è molto importante. Buoni profumi, e io in realtà ho già provato dei loro prodotti, in particolare la crema post attività fisica. Attenzione, io ero molto scettico prima di utilizzarla, però devo dire che funziona. Cioè, dopo che avete fatto magari una lunga uscita in bicicletta di più di 100 km, oppure avete fatto magari un bivacco invernale, io l'ho fatto uno recentemente con Omero, me la sono portata dietro e devo dire che insieme a un po' di stretching questa crema mi ha aiutato a rilassare i muscoli, quindi il giorno dopo, nonostante io non sia allenatissimo, non erano tutti rigidi e mi facevano male. Quindi super consigliata, ripeto, ero molto scettico sinceramente su queste cose, non ci credevo, pensavo fossero tutte un po' cose marketing, fuffa varia, però funziona molto bene. Quindi vi lascio i loro prodotti in descrizione, tra l'altro c'è anche un codice sconto. Stavo per aprire il casco quando mi sono dimenticato che in realtà ho già aperto dei prodotti che sono qua davanti a me, ma ve li introduco lo stesso. Tra l'altro voi non lo vedete, però per andare a prenderli adesso che sono davanti a me devo fare un giro assurdo. Come faccio? Perché sono disorganizzato e vivo in una casa minuscola. Eccoli qua. Ehi là. Sì, vivo in una casa piccolissima. Vediamo se ci ripasso. Ma andiamo a non unboxare, però a spacchettare queste cose che mi ha mandato BBB. Per chi non la conoscesse, BBB è uno dei più grandi distributori a livello mondiale. Loro sono olandesi. E devo dire, anno dopo anno stanno aumentando sempre di più il loro catalogo di prodotti interessanti. Quest'anno me ne manderanno un po'. Questi sono i primi. E devo dire che il rapporto qualità-prezzo è ottimo, ma soprattutto sono cose che io utilizzo veramente tanto. Per esempio, per darvi un'idea, il mio famoso lucchetto Powerful, che vi consiglio a tutti, quello pieghevole, ce l'ho dal 2017, siamo nel 2022, è ancora come nuovo, funziona benissimo, e quindi gli ho chiesto, raga, mi mandate altri prodotti da testare, e quindi eccoli qua, questi coprescarpe. Questi sono gli Ultra Wear Zipper, che sono dei coprescarpe invernali, sono fatti molto bene, impermeabili e per temperature da 5 a meno 10 gradi, quindi sono veramente veramente fatti bene, tra l'altro con il collo qua alto, morbidino, qua la parte di neoprene, la punta un po' più rigida, gli strap qua sotto, insomma interessanti questi da testare. In realtà probabilmente li avete già visti sul canale perché ne ho parlato in un video, così come di questi guanti, ed eccoli qua, questi sono i Sub-Zero FF. Sono dei guanti veramente interessanti perché per chi è freddoloso come me, in inverno c'è bisogno di dei guanti caldissimi. Però mi piacciono non solo perché sono impermeabili e belli caldi, ma anche perché hanno questo inserto catarifrangente che, come vi dicevo prima, riguarda le luci, male non fa, specialmente in inverno. Hanno un bel gel imbottito, la punta del pollice e dell'indice e touchscreen. Interno, tra l'altro, in Primaloft, ecco perché era così morbido e caldo, insomma, molto molto bene, interessanti. Se volete andare in bici in inverno, ragazzi, vi dovete coprire. In realtà ci sto facendo tutta una serie di video che stanno uscendo sul canale dove vi parlo di alcuni semplici accorgimenti da avere quando si va in bicicletta in inverno. Un altro che alcuni non considerano è un cappello come questo. Questo è il Fear Hat e praticamente si mette al posto del classico cappellino così, ed è pensato per isolare termicamente e andare a coprire anche le orecchie. Morbido, carino, sembra fatto molto bene, ma io adesso mi rimetto il cappello e dopo il Fear Hat c'è la Fear Layer, che anche questa è una cosa intelligente da avere in bicicletta, ovvero una maglietta come questa, che innanzitutto è anatomica, quindi è sportiva, è adatta in questo caso per chi fa ciclismo, quindi va a comprimere nel modo giusto tutte le varie aree del corpo e soprattutto è elasticizzata qua nella parte lombare e qua sui polsini per rimanere ferma anche quando vi muovete durante la pedalata. Al collettino un po' alto, molto morbido, qua dietro è un po' più spessa e anche molto traspirante, qua vedete che è tutta
microforata. Questa è disponibile in varie misure, come anche i guanti e anche ovviamente i copriscarpe. Non vedo l'ora di testarli. Adesso a Milano c'è una bellissima giornata, però in realtà fuori fa freddissimo. Le vedrete presto sul canale oppure le avete già viste, perché dovete sapere che io in realtà faccio un sacco di confusione. Cioè tipo che alcuni video magari li filmo e poi li pubblico dopo un mese e mezzo. Sono molto casinista da questo punto di vista. Ma veniamo a questo, ovvero il mio nuovo casco di Limar. Ormai collaboro con loro da circa un annetto. Utilizzo ancora oggi il loro fantastico casco Air Stratos. Ci ho fatto un video, ma comunque è una roba impressionante quel casco, perché non costa tanto ma è leggerissimo. Per me è perfetto, definitivo per viaggiare. Ok, qua abbiamo altre cose interessanti, però qua abbiamo degli occhiali e qua abbiamo il mio nuovo casco Airspeed. Raga, la scatola è leggerissima, ma anche lui è leggerissimo. Andiamo con lui, il momento è solenne. È leggero, sì. Vabbè, forse è quasi più leggero dell'Air Stratos. Questo lo proviamo senza il cappellino, andiamo a slacciare. Oh sì, che bello, la chiusura magnetica, l'adoro. Sapete perché adoro la chiusura magnetica? Perché voi non guardate neanche. Guarda, sono lontano dai punti di contatto. Dentro qua è morbido, un po' meno morbido dell'Air Stratos, però si vede che è fatto così anche per contenere il suo peso. Qua la solita rotellina dietro per l'aereazione. Diciamo che questo, mi hanno detto i ragazzi di Limar, è un po' più invernale, se vogliamo, un po' più per i mesi freddi, perché ha meno prese d'aria, quindi l'aria circola di meno. Quindi in questo modo il vostro capo è più protetto durante i mesi invernali. Però mi piace, è una bella linea. Adesso qua non si vede, però la scritta ha dei riflessi tipo arcobaleno, bello nero. Dopo bianco ci stava provare un nuovo look. Ma a proposito di look, andiamo con loro, ovvero i miei nuovi occhiali di Limar. Allora, c'è la lente trasparente, ma poi il vero pezzo forte sono loro, ovvero i nuovi Chaos di Limar. Che ne dite? Come vi stanno? Non lo so, lo state vedendo voi, non io, però molto molto leggeri, molto molto fighi, giganti, grossi, come piacciono a me. E questa è un'altra lente invece per le giornate un po' più scure, dove non c'è bisogno di avere una lente come questa che vi protegge dai raggi UV. Raga, comunque il nasello è morbidissimo. Bella la linea, qua dietro sono gommatini, morbidi il giusto, con anche un po' di grip per non farli muovere durante la pedalata, quindi sì, loro rimangono nella loro posizione e direi che continuo a indossarli per dirvi che questa era l'ultima cosa che avevo da unboxare. E spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale. Sì, ok, no, non è caduto troppo in giro. Comunque grazie a tutti voi che state guardando questo video, perché anche grazie a voi se riesco a fare tutto quello che state vedendo, soprattutto negli ultimi video. Un grazie però ancora più grande a tutti i fantastici Patreon che sostengono il canale, qua i loro nomi e link in descrizione se anche voi volete sostenere tutto quello che faccio e sapere anche tanti dietro le quinte, ricevere dei benefit a casa, degli sconti particolari. Per esempio adesso uscirà un video corso nei prossimi giorni, non vi posso dire niente, però per esempio per loro è tutto gratis. Bene ragazzi, dovrebbe essere proprio tutto. Ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video. Come al solito, buone pedalate a tutti. Ciao. No, mi sto guardando in giro perché non ho niente da lanciare. Ok, vabbè, proviamo a lanciare il cappellino. Al prossimo video ragazzi, ciao. Fallito miseramente.